Sindaco. Sono un membro del governo, però non dimentico di essere anche un uomo di partito. E in un momento così importante come la competizione amministrativa è giusto essere vicini ai nostri candidati. Peraltro, essendo io ministro della pubblica amministrazione, questa è anche l'opportunità per visitare un comune, per visitare un territorio che comunque è per me un riferimento importante. Sarebbe strano se la politica non si occupasse dei territori. Valenzano è un comune particolarmente difficile da amministrare, lo ha dimostrato nel tempo. Valenzano è un paese difficile da amministrare, è un paese importante ed è questo il motivo per il quale gli dobbiamo assicurare una gestione adeguata, quindi con un sindaco capace, con un sindaco che conosce il suo territorio, con un sindaco che sa garantire un'amministrazione che valorizzi questo comune. Viene dal lavoro, dalla scuola, dalle piccole e grandi cose, dall'insegnamento nei confronti di coloro che devono imparare a diventare cittadini. Quindi non ci poteva capitare di meglio. Una donna indipendente, una donna che ha dimostrato sul palco di saper parlare alla cittadinanza, e queste sono le candidature che secondo me fanno la differenza, soprattutto a Valenzano, un luogo dove diciamo, non si è stati mai troppo tranquilli. Abbiamo fatto un grande apparentamento con Fratelli d'Italia, questo mi rincuora, mi riscalda il cuore. Quando l'Italia avrà una burocrazia davvero snella? Guardi, io ci sto lavorando con grande serietà. La burocrazia è fondamentale per il Paese. Ho ereditato una pubblica amministrazione che è ancora vissuta oggi non come un'opportunità ma come un intralcio, un ostacolo. Io credo che noi dobbiamo ripartire dalle nostre persone e quindi anche per la pubblica amministrazione vale la regola che il funzionamento dell'organizzazione dipende dalla qualità del suo capitale umano. Il capitale umano della pubblica amministrazione è fatto da 3,2 milioni di persone, tra cui anche tanti sindaci che sono veramente i protagonisti sul territorio. Quindi io lavorerò al limite delle mie energie, al limite delle mie forze per rompere questa narrazione negativa di una pubblica amministrazione che è una burocrazia arcaica e per cercare di convincere i nostri cittadini con i fatti e non con le parole che la pubblica amministrazione è una grande opportunità.